Possiamo cominciare? Però ho visto dei giornalisti prima che non vedo adesso. C'è un motivo? Sono entrati tutti? Ma qui sono entrati qui? Ok. E dove sono? Sì, ma devono entrare qui. In castigo, guardi, eh. Che non sono abituato a questo Ma perché sta così lontano Bruno? Bruno, perché stai così lontano? Ok, ti aiuto Oddio, cinicamente se non lo fanno No, tutti dentro. Ma le dichiarazioni penso sì, noi stiamo qua. Tutto dentro, prego, prego. Tutti dentro. Noi siamo un palazzo di cristallo, non abbiamo segreti. Come l'oro, d'altro canto. Bene, siamo qui per questo importante protocollo che ora verrà sottoscritto con il Presidente della Regione Lazio, la Direzione Nazionale Antimafia e Terrorismo, la Direzione Investigativa Antimafia. E è un importante protocollo che in un momento come questo assume un rilievo nazionale ed è infatti qui presente il Ministro dell'Interno, il Capo della Polizia, proprio a sottolineare il rilievo che esso ha in questo momento, il momento del PNRR, quindi delle grandi risorse, degli appalti pubblici e del, diciamo, rischio che fra coloro che parteciperanno vi siano anche soggetti economici legati o comunque riconducibili alle organizzazioni mafiose. Ed è quello che si vuole impedire e il protocollo di per sé vuole che le informazioni tutte che riguardano i pubblici appalti, le concessioni, le autorizzazioni finiscano in una piattaforma informativa comune che la Regione Lazio condivide con la Direzione Nazionale Antimafia e Terrorismo e la Direzione Investigativa Antimafia. E questo nella finalità di monitorare tutti i soggetti economici che avranno accesso alle gare di appalto, che avranno accesso alle concessioni, alle autorizzazioni o agli altri benefici che di volta in volta possono aversi. Grazie proprio alle disponibilità messe a disposizione dal nostro Paese, dal Consiglio dei Ministri, dal Parlamento, in un momento di difficoltà economica come quello attuale. Ecco, la condivisione di queste informazioni farà sì che la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, con la propria banca dati, proceda ad un confronto di dati e il confronto di dati consentirà quindi di rilevare eventuali soggetti che possono essere riconducibili alle organizzazioni mafiose o che siano anche indirettamente legati ad esse e da lì si partirà poi per poter dare luogo a quelli che sono gli atti di impulso nei confronti delle direzioni distrettuali antimafia per aprire indagini nei confronti dei medesimi soggetti, così come per dar luogo alle misure di prevenzione. E la direzione investigativa antimafia è con la direzione nazionale l'organismo interforze che è stato creato proprio per contrastare al meglio le mafie. E l'operatività della Direzione Investigativa Antimafia consentirà
consentirà di avere quei quadri di volta in volta rilevanti ai fini di impedire appunto ai soggetti economici legati alle mafie di approvvigionarsi di queste grandissime disponibilità. Io voglio qui soltanto ringraziare il Presidente della Regione Lazio perché è stato sostanzialmente un apripista. Noi ci auguriamo che questo modello possa essere seguito anche dalle altre regioni, perché accendere i riflettori non soltanto parlandone, ma operando, condividendo gli elementi di conoscenza, facendo in modo che tutti possano fornire i dati utili per sottoporre ad analisi e approfondimento il quadro che parteciperà agli appalti pubblici e agli altri benefici che il Paese mette a disposizione è fondamentale. Per prevenire e reprimere è necessario mettere insieme i dati e soprattutto lavorare insieme. Per questo la Direzione Investigativa Antimafia farà un lavoro enorme e per questo è presente il Capo della Polizia insieme al Ministro dell'Interno, perché le iniziative che si vogliono adottare devono essere iniziative che devono rassicurare i cittadini e soprattutto il nostro Paese, che contro le mafie si ergono dei muri altissimi che si farà in modo che non vengano mai superate. Prevenzione e repressione sono le due strade che si muovono parallelamente. Abbiamo il prefetto Bruno Frattasi, capo di gabinetto, che è stato, diciamo, un precursore nell'ambito di queste attività di prevenzione, così come abbiamo il procuratore aggiunto Giovanni Russo, che coordina il settore patrimoniale, con Antonio Laudati, che è il capogruppo che nell'ambito dei magistrati che provvede appunto a questa azione di analisi, di elaborazione, di successivo impulso. Io mi fermerei qui per sottolineare l'importanza del protocollo di oggi, ancora una volta ringraziare il Ministro, il Capo della Polizia, il Presidente della Regione, il Direttore, la DIA, e darei innanzitutto la parola al Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, Dottor Maurizio Vallone. Grazie procuratore, grazie a tutte le autorità che sono intervenute. Si sottolineava prima un protocollo importante, è più di un anno che parliamo del piano di resilienza e resistenza, dei fondi europei, dei fondi che stanno arrivando e la domanda che ci veniva posta era se eravamo in grado di garantire che questi fondi non finissero in mano alle mafie. In questo anno e mezzo, molta attività è stata fatta, molti provvedimenti normativi ispirati dalla signora Ministra dell'Interno sono stati approvati. Oggi questo protocollo è un ulteriore tassello, un ulteriore momento che consente di anticipare ulteriormente la prevenzione degli appalti. E avendo a disposizione i dati che ci darà la Regione Lazio, che lo ricorderà sicuramente dopo il Presidente Zingaretti, è uno dei massimi beneficiari a livello nazionale dei fondi del piano, avendo in anticipo questi dati su tutti coloro che intendono partecipare alle gare, noi potremo elaborare in anticipo tutte quante le nostre informazioni, confrontarle con quelle della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, e quindi questo è un valore aggiunto che normalmente nella prassi ordinaria non abbiamo, non possiamo sfruttare, e questo ci consentirà ulteriormente di poter arrivare poi al momento delle riunioni in prefettura, nei gruppi interforze in prefettura, con un bagaglio di informazioni molto superiore e quindi avere la possibilità di bloccare in anticipo qualsiasi tentativo di infiltrazione. Per questo è un importante passo. Il procuratore nazionale rilanciava dicendo che sarebbe importante che venisse esteso questo protocollo anche ad altre regioni, e noi chiaramente diamo la massima disponibilità per l'attuazione di questo protocollo e dei protocolli che verranno. Grazie Presidente. Bene. Grazie Dottor Vallone. Ora darei la parola al Presidente della Regione, Presidente Zingaretti. Prego, a lei la parola. Sì, io ovviamente sono onorato di aver portato la nostra Regione a questo livello di interlocuzione con le importanti autorità
principali protagoniste della lotta per la legalità e di contrasto alle mafie. Quindi veramente voglio ringraziare il procuratore De Rao, il direttore Vallone, il capo della polizia, il dottor Giannini, e ovviamente la ministra per la sua presenza qui oggi, che aiuta a rendere chiaro quanto questo passaggio è importante. Tutto nasce, e ci tengo a dirlo, da una sollecitazione del procuratore De Rao nel corso di un evento pubblico nel quale sollecitava le pubbliche amministrazioni a avere piena coscienza dei rischi connessi all'arrivo di immense risorse pubbliche finalizzate allo sviluppo del nostro Paese per quanto riguarda il rischio di infiltrazione o di aggressione da parte delle mafie e quindi la necessità di fare qualcosa. Noi abbiamo raccolto ovviamente questo invito che ci ha portato alla sottoscrizione ora di questo protocollo che vuole dare un messaggio chiaro. I fondi europei e il PNRR deve servire agli italiani, all'Italia, all'Europa e non alla mafia e alla criminalità. E quindi, come ha detto il procuratore, è molto importante ora in asse di partenza alzare il più possibile i muri, aumentare il livello di controllo e di collaborazione tra attori diversi dello Stato per mettere in sicurezza o aumentare il livello di sicurezza di questi flussi di denaro. Di che cosa stiamo parlando? Per quanto riguarda la nostra regione, noi prevediamo che il protocollo interverrà sul controllo di circa 10 miliardi e 600 milioni di euro. E infatti, come ha detto il procuratore, il protocollo prevede un monitoraggio e una messa a disposizione praticamente immediata da parte degli uffici regionali e dell'ufficio che abbiamo già attivato dal 30 novembre di quest'anno alle autorità competenti per quanto riguarda tutte le procedure di appalto, le autorizzazioni, le concessioni e le concessioni di benefici economici legate a diverse voci di spesa, il PNRR, la programmazione europea 14-20 per quanto riguarda i programmi e quando entreremo nel vivo ovviamente valuteremo sicuramente di estenderla alla nuova programmazione in arrivo e il piano di sviluppo e coesione previsto già in parte programmato. Per un totale, ripeto, di oltre 10 miliardi di euro. Da questo punto di vista, ci tengo a dirlo, grazie anche alle buone performance di innovazione digitale che abbiamo acquisito nella nostra regione, che già oggi, a mio giudizio, sono un buon strumento per il contrasto alle mafie, siamo nelle condizioni di avviare una collaborazione che praticamente in tempo reale renderà note alle autorità preposte tutte le procedure in essere, il livello e la quantità finanziaria coinvolte e gli attori che partecipano addirittura alle gare. Poi sarà compito ovviamente delle autorità preposte fare le valutazioni del caso o utilizzarle nel modo che ritengono più opportuno. Ci tengo molto a dire, perché so da amministratore da tanti anni, che questo protocollo è per la legalità e per la velocità. Noi dobbiamo distruggere il sillogismo che vede nell'aumento dei controlli un rischio per quanto riguarda la velocità della pubblica amministrazione o la realizzazione delle opere. Lo posso dire, in questo caso mi permetto di dire dal mio fronte, l'esperienza dimostra che è vero esattamente l'opposto. È l'assenza di controlli o la leggerezza nelle fasi dello start iniziale del lavoro che poi, per fortuna, di fronte a delle indagini che colpiscono individuando il crimine, rallentano o bloccano l'intervento pubblico collocandolo in una zona grigia di attesa prima che si risolvano gli iter. Questo protocollo quindi nasce non per rallentare la spesa pubblica collegata al PNRR o alle risorse europee, ma anzi con una socializzazione, informazione pre o durante la procedura, noi contiamo anche grazie a questa collaborazione in realtà di evitare o tagliare tempi morti o ritardi. L'ufficio regionale che abbiamo individuato lavorerà sotto la direzione generale e ovviamente con la centrale unica degli acquisti della Regione Lazio che già da tempo, grazie alla piattaforma telematica degli acquisti, che è anche utilizzata da tutte le ASL della nostra regione, fornirà i dati i più completi e complessi che noi abbiamo a disposizione. Quindi oggi
E chiudo ringraziando di nuovo le autorità, assistiamo a un bel esempio di collaborazione tra livelli diversi dello Stato a difesa di un obiettivo comune come quello della legalità e, permettetemi anche di dire, l'obiettivo della rinascita italiana, e cioè un obiettivo che deve portare avanti di pari passo ora la concretizzazione della grande sfida delle risorse europee che abbiamo davanti con la necessità che tutto avvenga a tutela e a rafforzamento della economia legale contro i rischi che proprio in un momento di crisi economica si rafforzino non solo gli appetiti ma anche le tentazioni di rafforzare un'economia illegale. Sono ovviamente contento se, come è stato detto precedentemente, questo nostro protocollo possa essere e diventare un po' uno strumento apripista in tempi brevi per fornire alle autorità preposte il più ampio numero di dati possibili a livello nazionale. Grazie ancora. Grazie Presidente, darei la parola prima al Prefetto Giannini, Capo della Polizia, e quindi immediatamente dopo per le conclusioni al Ministro dell'Interno. Prego Prefetto. Grazie. Sono assolutamente felice di essere qui, perché questo protocollo, come è stato detto, è assolutamente importante, ed è importante lo spirito di coesione e collaborazione tra diverse istituzioni per arrivare a un obiettivo che è comune a tutti. L'obiettivo comune a tutti è quello, come diceva il Procuratore Nazionale, di erigere dei muri alti, di far sì che questo denaro, queste risorse vengano utilizzate per quello che servono. Chiaramente è importante avere dei presidi attenti ed è importante che questo sia una iniziativa pilota per arrivare a coprire su tutto il territorio nazionale queste risorse e per cercare di presidiare al massimo la legalità. Grazie. Grazie Prefetto. La Ministra dell'Interno, che ancora ringrazio, Luciano Lamorgese, la invito alle sue conclusioni. Grazie Ministro. Grazie Procuratore, ci tenevo moltissimo a essere qui presente perché ritengo che questo protocollo che oggi viene stipulato in questa sede, ed è importante che si faccia in questa sede alla presenza del Presidente della Regione e così anche con il Dottor Vallone della DIA, rappresenta davvero quello che è l'attività che lo Stato tutti insieme come squadra poniamo in essere, perché le ingenti risorse del PNRR vadano a finire nelle mani giuste, perché noi lo sappiamo bene, la mafia facilmente si adatta e trova delle nuove modalità di azione, e quindi è importante che le risorse vadano a finire nelle mani giuste, non solo, ma come diceva il Presidente della Regione, anche non serve certo a rallentare, ma serve ad accelerare l'azione. Parliamo di 10 miliardi di euro, diceva il Presidente, quindi è importantissimo che questa piattaforma informatica, che servirà a mettere a sistema i dati sia a livello investigativo, ed è per questo che siamo qui con il Procuratore De Rao, è importantissimo perché verranno fatte tutte le indagini, il monitoraggio di tutti quelli che sono gli elementi raccolti di coloro che parteciperanno alle gare d'appalto. Quindi è importantissima l'attività investigativa. Dall'altra parte vorrei ricordare che c'è un'attività di prevenzione che viene svolta dai prefetti con grande attenzione, perché noi consideriamo tutte le interdittive che sono state adottate dai prefetti e che hanno avuto uno slancio nell'ultimo periodo, perché vi do dei dati: noi abbiamo avuto nel 2019 in tutto l'anno circa 1.500
200, nel 2020, quando ci sono state tutte le risorse messe a disposizione dal governo nei momenti di difficoltà del paese, abbiamo fatto, i prefetti hanno adottato 2300 interdittive, e oggi siamo ancora non abbiamo completato l'anno, ma siamo alla stessa cifra più o meno dell'anno scorso. Quindi è un'attività continua, pressante, e teniamo anche conto che presso il Viminale siede un comitato proprio di monitoraggio che è presieduto dal prefetto Rizzi, che proprio serve per seguire l'evoluzione purtroppo della criminalità, in modo da essere sempre pronti a poter intervenire. Io credo che questa modalità di azione e anche questo tipo di protocollo, mi auguro che venga poi adottato anche dalle altre regioni, perché abbiamo tutti l'interesse a che le risorse vengano spese subito, vengano spese bene, e questo effettivamente è una piattaforma informatica che può servire allo scopo. Questo vuol dire anche fare squadra sul territorio. Secondo me l'elemento importante è quando lo Stato, nella sua interezza, quindi con le varie componenti, opera con un unico obiettivo e avendo delle strategie comuni. Ecco, la strategia comune si parte da questo, e quindi io mi auguro che questo modello venga replicato, perché davvero è un momento delicato. Considerate che noi l'anno scorso abbiamo fatto delle convenzioni con la SACE, con la CONSIP, pensate che anche abbiamo consentito anche all'ANCE proprio di poter accedere alla banca nazionale, quella che siede presso il Ministero dell'Interno, proprio per verificare e fare confronti di quelli che sono i partecipanti, come dicevo prima, alle varie gare, perché è importante operare tutti all'unisono, quindi con un solo scopo, e credo che il binomio debba, di legalità e celerità, debba andare sempre insieme, e credo che questo sia l'obiettivo che oggi raggiungiamo, un primo obiettivo. Grazie. Grazie Ministra, grazie della sua presenza. Ora iniziamo di sottoscrivere con le penne donate dalla Direzione Investigativa Antimafia. Quindi questo è già un significato. Allora, che importanza. Questo. Ecco. Allora, dove stiamo? Per la Direzione Nazionale Antimafia. Bene, grazie a tutti, grazie per la vostra presenza, grazie Presidente, grazie Ministra, grazie a voi, Capo della Polizia, Prefetto Giannini, grazie a tutti.